Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 29 aprile 1922. Trovandomi nel solito mio stato, vedevo l'anima mia e tutto il mio interno, pensieri, affetti, palpiti, tendenze, cambiati in tanti fili di luce, e questi si prolungavano, si allungavano e si allargavano tanto che uscendo da dentro il mio interno armonizzavano col sole, salivano più su, toccavano il cielo, si diffondevano su tutta la terra. E mentre guardavo ciò, ho visto il mio dolce Gesù che teneva in mano tutti quei fili di luce e con una maestria incantevole li dirigeva, li allungava, li moltiplicava e allargava quanto voleva. Al tocco di quella luce tutte le cose create si abbassavano e facevano armonia insieme e facevano festa. Onde il mio Gesù mi ha detto: «Figlia mia, hai visto con che amore mi diverto e dirigo gli atti fatti nel mio volere? È tanta la mia gelosia che non li affido a nessuno, neppure all'anima propria, né un pensiero né una fibra io sperdo.
e che non vi racchiuda tutta la potenza della mia volontà. Ogni atto di questi contiene una vita divina, perciò al tocco di questi tutte le cose create sentono la vita del loro creatore, sentono di nuovo la forza di quel fiat onnipotente da cui ebbero l'esistenza e ne fanno festa, sicché questi atti sono per loro nuova gloria e nuova festa. Ora, questa bella armonia, questi fili di luce che escono dal tuo interno, se il tuo cuore non scorresse nel mio volere ma nella tua o in altra volontà, nel tuo cuore mancherebbero tanti palpiti di vita divina, subentrando tanti palpiti umani per quanti ne mancano la divina, e così delle fibre degli affetti, e siccome l'umano non è capace di poter formare luce ma tenebre, quindi si formerebbero tanti fili di tenebre e il mio volere ne resterebbe contristato, non potendo svolgere in te tutta la potenza della mia volontà. Mentre ciò diceva, io volevo vedere se nell'anima mia ci fossero questi palpiti umani che interrompessero la vita del palpito divino. E per quanto guardavo non ne trovavo. E Gesù, per ora non c'è nulla. Te l'ho detto per farti stare attenta e farti conoscere che significa vivere nel mio volere, vivere di un palpito eterno e divino, vivere col mio alito onnipotente. 8 maggio 1922. Continuando il mio solito stato, il benedetto Gesù si faceva vedere appena come lampo che sfugge. Ora fa vedere l'ombra della sua luce, ora la sua mano. Io sentivo una pena indescrivibile. E lui, carezzandomi il volto con la sua mano, mi ha detto: «Povera figlia, quanto soffri!» E subito si è ritirato. Ora io pensavo tra me: Gesù tante volte mi ha detto che mi ama tanto e soffre molto quando mi vede soffrire per causa della sua privazione. Chissà quanto soffre ora nel vedermi impietrita dal dolore della sua privazione. Onde, per non farlo tanto soffrire, voglio farmi forza a me stessa, cercando di essere più contenta, meno oppressa, più attenta nel mantenere il mio volo, la mia attitudine nella sua volontà, affinché gli porti il mio bacio non amareggiato, ma pacifico e contento, non lo contristi, ma lo consoli. Mentre ciò pensavo, Gesù è uscito da dentro il mio interno tutto dolente e col suo cuore tutto ferito, e nel suo centro si vedeva una ferita che da dentro usciva una fiammella, e mi ha detto: figlia mia, certo che quanto più ti vedo soffrire quando ti privo di me, tanto più io ne sento la pena, perché essendo la tua pena cagionata dalla mia privazione, non è altro che effetto del mio amore che hai per me. Quindi se tu sei amareggiata, oppressa, il tuo palpito fa eco nel mio cuore e sento la tua amarezza ed oppressione. Ah, se sapessi quanto soffro quando ti vedo soffrire per causa mia, useresti sempre questa cautela, questa attenzione per non amareggiarmi di più. Sono le pene di chi più mi ama che sono in continue correnti col mio cuore. Vedi la ferita che vedi nel centro del mio cuore da cui esce la fiammella, è proprio la tua. Ma però consolati, se mi dà sommo dolore, mi dà sommo amore. Tu però restati quieta ed io andrò avanti a compiere la mia giustizia, ma non ti lascio, ritornerò spesso, fosse anche al lampo. Non cesserò di farti le mie piccole visitine. Bene, abbiamo anzitutto questa mattina un nuovo brano che ci riporta misteriosamente un po' in continuità con quello di ieri, con quelli di ieri, e ad alcuni effetti, ecco, misteriosamente descritti ma reali, e della vita nel divin volere. Luisa vede l'anima sua e tutto il suo interno, quindi pensieri, affetti, palpiti, tendenze, cambiati in tanti fili di luce. E poi li vede, questa chiaramente è un'immagine che fa comprendere, l'abbiamo già meditato ieri, come tutti gli atti che noi facciamo raggiungono tutte, ipso facto, tutte le cose dove la divina volontà si trova, cioè tutte
quindi sole, cielo, eccetera, eccetera. E poi vede Gesù fare questa operazione, che tutti questi fili di luce uscenti dagli atti di Luisa, ecco, lui li dirige, li allunga, li moltiplica, li allarga, e attenzione al tocco di tutte le cose, di quella luce, tutte le cose create si abbassavano e facevano armonia insieme, facevano festa. Queste sono le immagini sconcertanti, diciamo misteriose, perché almeno io, poi sicuramente ci saranno persone molto più addentrate di me, molto più esperte di me, molto più capaci di me, insomma, a stare in questo mondo, come dire, non ho nessuna, come dire, riscontro di questo fatto, nessun modo per poter percepire, no? Mentre alcune cose interiori si percepiscono quando si vive un po' nella divina volontà, quindi anche quelle pene di cui parla Luisa sono tipiche di chi comincia ad amare un pochino Gesù, certamente non a quei livelli e non in quelle forme. Queste cose però del tutto singolari, che coinvolgono appunto la creazione e Gesù stesso, che afferma che si diverte, si dirige con gli atti fatti nella sua volontà, che è tanta la sua gelosia che non le affida a nessuno e che non vuole sperderne neanche uno, e che al tocco di questi atti tutte le cose create sentono la vita del loro creatore, la vita di quel fiat da cui ebbero l'esistenza, e ne fanno festa. Noi di questo ci rallegriamo immensamente, ecco, però credo che rientri tra quelle cose, insomma, che non possono essere in qualche modo riscontrate, a meno che Gesù non faccia come a Luisa, quindi attraverso queste immagini, perché sono comunque delle immagini, no? Dice: vedevo l'anima mia, tutto il mio interno. Questo è evidente che si tratta di quella che Santa Teresa e San Giovanni della Croce chiamavano in teologia mistica visione immaginaria, cioè il Signore ti sta comunicando una verità in maniera soprannaturale attraverso l'ausilio di alcune immagini. Ecco, e qui continua, dice: se il tuo cuore non scorresse nel mio volere ma nella tua, un'altra volontà, nel tuo cuore mancherebbero tanti palpiti di vita divina, e quindi i primi riverberi li sentiresti, come diceva prima, negli affetti, nei pensieri, nei palpiti, nelle tendenze. E anziché uscire a questi fili di luce che vanno a toccare in giro e a portare la vita in tutta la creazione, uscirebbero fili di tenebre. Perché l'umano non è capace di poter formare luce, ma tenebre, purtroppo. Ecco qui. E qui è un primo punto, insomma, dove dobbiamo fermarci, perché possiamo e dobbiamo meditare anche su noi stessi, no? Noi non possiamo vedere questi fili di luce o i fili di tenebre, certamente, non ne possiamo avere riscontro, però possiamo avere riscontro dei nostri pensieri, lo sappiamo cosa pensiamo, dei nostri affetti, lo sappiamo dov'è il nostro tesoro, dov'è il nostro cuore. Gesù ce lo dice: dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. I palpiti, per chi batte il tuo cuore? Le tendenze, bella questa espressione, no? Quindi le cose verso cui ci sentiamo inclinati, le aspirazioni, i desideri, i sogni, se uno vuole. Qui non è che ci vuole, credo, una grandissima scienza infusa, no? A chi penso durante la giornata? Proprio molto. A chi o a che cosa penso durante la giornata? E a chi voglio veramente bene? Chi amo proprio profondamente? Tanto? Per chi batte il mio cuore? La risposta a questa domanda, questa è una delle classiche domande a cui bisogna rispondere di getto, senza troppo pensarci. Per chi batte il tuo cuore? E poi che cosa ti aspetti dalla vita?
quali sono le tue inclinazioni, quali sono i tuoi desideri profondi, le tue aspirazioni, le mie aspirazioni. Ecco, qui non è stata tanta difficoltà, a seconda del contenuto di queste cose non sarà difficile comprendere se nella mia anima c'è la luce della divina volontà, che chiaramente determina certi pensieri, quantomeno certi pensieri prevalenti, d'accordo? Certi affetti, un cuore che batte da qualche parte, no? I mondani dicono che c'è il cuore che batte per la squadra di calcio, qualcun altro il cuore batte per la fede politica, ci sarà qualche cuore che batte per Gesù o per Maria, punto interrogativo, non vuol dire che uno non debba andare a votare, insomma non possa vedere una partita di calcio, no, ma un conto è quindi partecipare a queste cose anche con, per carità, con interesse, con partecipazione, non c'è di per sé nulla di male, anzi. Però è un conto che il cuore batte, è un conto dove il cuore batte, e qui dobbiamo ricordare Gesù che fa questo discorso a proposito dei beni e dei soldi, no? Dove il tuo tesoro la sarà anche il tuo cuore. Ma noi il cuore ce l'abbiamo nei soldi se in realtà ce l'abbiamo tutto quanto orizzontato nei beni di questo mondo, perché i soldi servono semplicemente a procacciarti il maggior numero di beni di questo mondo. Questi sono i soldi. Ti tanti piaceri della vita, a questo servono i soldi. A meno che uno non sia patologicamente malato di amarizia, di avarizia che accumula. Ma anche lì l'accumulo finalizzato all'avere la propria sicurezza, no? Quindi a non dipendere da nessuno, questo, meno che mai dalla Divina Provvidenza, è un altro stile di vita, no? Quindi i soldi di per sé in se stessi sono da annoverare nel novero dei beni, no? È solo che bisogna vedere chi è capace a farne l'uso santo. Questo è molto difficile e non dobbiamo mai darlo per scontato, mai. E non sarà mai sufficiente il lavoro che faremo di distacco da questa brutta bestia che è il dio denaro, sterco di Satana, sempre chiamato così dai santi. Allora, questo noi possiamo, certamente possiamo e dobbiamo verificarlo. E infatti Luisa lo verifica, no? Dice, volevo vedere se nell'anima mia ci fossero palpiti umani che interrompessero la vita del palpito divino, ma non ne ho trovati. Ecco. E Gesù la conferma, dice, per ora non c'è nulla, te l'ho detto però per farti stare attento e per farti conoscere che significa vivere nel mio volere, palpito eterno e divino, alito onnipotente. Quindi questa è un'attenzione che dobbiamo nutrire sinceramente, non ci sta troppo da, ricordando sempre che dai frutti si conosce l'albero, no? E questo vale anche per noi, quando noi ci mettiamo davanti a Gesù e davanti a noi stessi, non dobbiamo nasconderci o dirci menzogne. I frutti, quello che viene dalla nostra vita, dalle nostre opere, dai nostri pensieri, dalle nostre parole, dai nostri desideri, dalle nostre aspirazioni, da tutto quello che si ha, muove dentro di noi, fanno conoscere l'albero. Ecco, un'altra cosa che un pochino deve essere percepita, perché tante volte ci siamo detti, abbiamo meditato, ma abbiamo più che altro non fatto nient'altro che prendere atto di ciò che Gesù afferma, che proprio perché il cuore si accentra in Gesù, la vita nella Divina Volontà è fondamentalmente una vita di amore. E qui entra un discorso fondamentale, che lo dico a me e lo condivido perché la mia esperienza, più tempo passa più mi fa comprendere quanto questo punto sia basilare, sono le grandi coordinate della nostra esistenza, le grandi
scelte di fondo. Perché se tu ami o non ami Gesù, si vede subito. Non c'è bisogno di fare chissà che o chissà che cosa. Cioè, quando uno ama, vuole amare Gesù e ha scelto di amare Gesù, che l'amore non è solo un sentimento. L'amore per Gesù, non lo so nemmeno se nasce come un sentimento, anche se anche questa dimensione entra poi fortemente e prepotentemente, non solo ci entra, ma come ho avuto modo di dire, in misura ancora più intensa di quei forti sentimenti umani, per esempio succede a una persona quando si innamora. Quando si innamora non capisce più niente, perde la brocca, perde la testa. Può succedere questo per Gesù? Può succedere questo per la Madonna? Certamente sì che può succedere. Può succedere in maniera diversa, ovviamente, perché c'è tutta una dimensione evidentemente molto umana, ecco, della relazionalità che non c'è, però l'intensità affettiva è forte, fortissima. Ecco, però questo non... Mentre, allora, succede così, che mentre negli amori umani tu ti innamori di una persona così, d'accordo? Cioè, può succedere che uno si innamora di una persona che è anche una semisconosciuta. Gli prende. La genesi dell'innamoramento, io adesso non so se con i progressi della psicologia, della sociologia, della sessuologia, tutto quello che uno vuole, insomma, abbiano scritto qualcosa di interessante, non sono competente, per cui potrebbe anche darsi che abbiano capito tutto i grandi dottori delle scienze umane su questi fenomeni, no? Io, a quello che ricordo, sono rimasto al discorso al cuore non si comanda, insomma, uno si innamora, chi è stato innamorato, se pensa, perché mi sono innamorato di quella persona a suo tempo? Uno potrà dire sì, c'aveva questa cosa bella, c'aveva quest'altra cosa bella, ma sì, ma c'erano anche gli altri. Dico, ma perché proprio quella persona? Ecco, soltanto che con Gesù non funziona così, perché con Gesù, mentre con gli amori umani l'innamoramento è il primo atto e poi ci si conosce e poi si impara ad amarsi di amore di volontà e di amore di carità, tant'è vero che il matrimonio è una promessa di amore, fondamentalmente, se uno ci pensa, no? Il matrimonio è una promessa di amore eterno, sigillata da un sacramento. Questo è, detto proprio in due parole, detto da teologo dogmatico, non certo da canonista, perché poi sul matrimonio i canonisti sanno un sacco di cose, quindi è meglio stare buoni e tacere, no? Ma con Gesù accade il contrario, quindi non è che c'è prima l'innamoramento e poi l'amore di volontà, al contrario. Quindi prima viene l'amore di volontà, che è a sua volta successivo alla conoscenza. Perché Gesù non è per noi, purtroppo, in questo mondo, una persona reale, quindi che possa in qualche modo attirarci, attirare i nostri sensi. C'è una dinamica differente, evidente, no? Così come la Madonna. Allora, c'è la conoscenza. Dalla conoscenza deriva un certo fascino, che porta a mettersi dietro, a seguire Gesù, poi a sceglierlo come Signore, poi a sceglierlo come oggetto del nostro amore e a instaurare un tipo di rapporto polarizzato su queste frequenze. Dopo viene l'innamoramento. Dopo è il punto, come dire, è un punto culminante, cioè quando una persona sente profondamente amore verso Gesù o verso Maria o verso entrambi, verso la Santissima Trinità, verso Bicci, insomma, ci capiamo, vuol dire che sta già a un punto molto avanzato del proprio cammino. Perché ordinariamente, se perché Gesù è non solo che Gesù è sommamente amabile, ma Gesù e anche la Madonna sono l'amabilità stessa, è impossibile non amarli, d'accordo? Ma è impossibile non amarli solo se uno li conosce. Ma siccome noi non abbiamo la possibilità di una loro conoscenza immediata, diretta, sensibile in questo mondo, ma sempre mediata, allora capiamo che è poi una conoscenza che comincia a crescere quando si impara bene a pregare. Perché, detto proprio in conclusione, cioè la vita di una coppia
umana ha dei momenti di intimità, cioè proprio si, come dire, si struttura. La vita di una coppia vale tanto quanto vale la sua intimità, intimità che non è soltanto, gli si permette, insomma, l'esercizio, diciamo, attivo della sessualità umana, anche se ordinato, no? Quella è la dimensione, diciamo, certamente c'è degli aspetti belli, certamente se vissuti bene, di intimità, ma non mi sembrano prioritari. È bellissimo quella confidenzialità che si instaura in una coppia, quella affettività reciproca, quindi quel farsi a vicenda percepire l'amore, quell'intimità che dà una grande fiducia, che dove si parla, ci si racconta le cose, anche le cose più personali, non si hanno segreti, si condividono, no? Non mi ricordo dove ho letto recentemente che una delle prime prove, insomma, che che è scoppiato l'amore grande verso una persona e che uno non si schifa più delle cose vicino, no? Quindi se stanno mangiando insieme, se deve mangiare dalla stessa forchetta o una cosa dallo stesso piatto, non gli fa più quel senso naturale di schifo. Questo è normale, questa è una dinamica evidentissima, insomma, dell'amore e dell'intimità, no? Allora, certamente, mutatis sempre mutandis, dicevano i romani, no? Quindi con le dovute proporzioni. Ecco, però qualche cosa di analogo, di simile, non solo che si può, ma si deve instaurare, cioè l'esperienza anche del tutto singolare di Luisa, anche questo l'abbiamo meditato tante volte, e anche, come dire, l'obbedienza che Gesù le diede di mettere nero su bianco anche alcuni particolari a prima vista sconcertanti del suo rapporto molto peculiare, personale, intimo con Gesù, sono per farci capire che questa è stata la prima creatura a vivere nella divina volontà. Certamente, come non tutti avranno le stesse grazie che aveva lei, non tutti ci vivranno come lei, non tutti avranno lo stesso rapporto con Gesù che aveva lei, però ci sarà qualcosa di analogo, di simile. Ecco, e quindi nel rapporto tra Gesù e un'anima si instaura questo bipolarismo che non è, questa è la cosa più sconvolgente e sorprendente, non è soltanto, vabbè, che la creatura si innamori del creatore, viva Dio, insomma, sì, è un processo che richiede un po' di tempo perché non lo conosciamo, ma poi, insomma, normale. Ma qua c'è pure il contrario, qua c'è pure il creatore che si innamora della creatura. Qui Gesù lo dice chiarissimamente. E queste pene d'amore, che sono delle pene atipiche, cioè sconosciute, perché a chi sul pianeta Terra, cioè, diciamo, anche gliene importa qualcosa che non vede attualmente Gesù? O che Gesù non gli fa sentire la sua presenza, ma c'è molta gente che neanche ha, come dire, neanche se lo sogna che Gesù possa farti sentire la sua presenza. Questa sta disperata, cioè questa parla di, che capite, cioè dice: guarda, mi devo inventare qualcosa perché secondo me, se Gesù mi vede che sto troppo male, soffre a causa delle mie sofferenze, e allora mi devo inventare qualcosa. Dice: devo essere più contenta, meno oppressa, più attenta nel mantenere il mio volo, affinché gli porti un bacio non amareggiato ma pacifico, che non lo contristi ma lo consoli. Quindi la delicatezza, no? Perché lei capisce, se Gesù si allontana e mi lascia priva, questa è la sua volontà, lo fa perché è necessario, solo che io questa cosa mi fa morire di dolore, solo che se io esprimo il morire di dolore, sicuramente Gesù come soffrirà, perché vuole bene pure lui, e perché e deve fare questa cosa, perché qui siamo ancora sulla terra, non siamo ancora in paradiso, ci sono tanti buoni motivi per farlo, ma questo lo farà stare male, e io preferisco, se ci riesco, evitargli questo dolore. E Gesù non ha la risposta, non è che dice: no, lascia perdere, che sia Dio, cioè, tranquillo, io sono di sopra di queste cose, insomma, no, io sono Dio, quindi grazie del pensiero, ma non è roba per me. No, gli fa vedere questa fiammella, questa ferita piccolina, certamente, ma questa ferita da cui esce una fiammella, detto: quello sei tu, e sei tu quando soffri per causa mia, e grazie per il pensiero che hai avuto, perché sappi che quando ti vedo soffrire per causa mia, se tu sapessi quanto soffro, useresti sempre questa cautela, perché le pene di chi più mi ama sono in continue correnti col mio cuore.
Dice, però consolati, perché c'è sempre un rovescio della queste sono pene d'amore. E quindi, cioè, Gesù certamente soffre nel vedere un'anima che lo ama, che soffre per la sua assenza. Però è anche felice di vedere che ci sta qualcuno, almeno qualcuno, che soffre per l'assenza di Gesù, dato che la stragrande maggioranza, purtroppo, degli esseri umani, e disgraziatissimamente, speriamo non troppi, ma temo anche tra i suoi discepoli, tra i suoi cattolici, disgraziatissimamente, speriamo di no, ma temo anche tra ministri e consacrati, cioè, per molti, insomma, Gesù non è che sia tutto sta grande importanza e stiano così tanto, insomma, purtroppo afflitti della sua assenza. E questo certamente a Gesù non piace. Gesù soffre molto per l'indifferenza e per il non amore dei suoi figli, e in particolare dei suoi figli prediletti, di quelli che dovrebbero amarlo di più, e già per il fatto di essere fedeli cattolici, qui non pensiamo subito a preti, frati e suore, noi per il fatto di essere fedeli cattolici siamo non privilegiati, ma di più, perché abbiamo tutti i sette sacramenti, abbiamo la pienezza della verità, abbiamo il legame con gli apostoli, la successione apostolica, il legame con il successore di Pietro, che è il vicario di Cristo in terce. Abbiamo più di questo nel campo ordinario, non si può avere. Eppure stanno certe vite di certi cattolici, insomma, che sono ampiamente al di qua di certe belle vite, certamente umane, quindi, ma comunque belle vite, umanamente parlando, di persone che o cattolici non ci sono proprio, o hanno smesso, insomma, di fatto di essere, insomma, questo non è certamente una cosa bella. Ecco. Bene, quindi esaminiamoci anche sul tasso, cioè a che stadio stiamo nel nostro rapporto con Gesù. Ancora lo conosco poco, d'accordo, quindi non sento proprio niente, quindi devo conoscerlo meglio. Ho cominciato un pochino a volergli un po' di bene, sono capace di fare qualcosa per lui, perché poi da questo si vede, di soffrire un po' per lui, di qualche sacrificio, di abbracciare con amore la sua volontà. E come va la mia preghiera personale? So che cos'è la preghiera profonda, l'ho mai vissuta, l'ho mai fatta, ci parlo con Gesù, ma regolarmente, di tutte quante le mie cose, a cuore aperto, sono un libro aperto nei suoi confronti, lo conosco, lo percepisco, lui si fa sentire dalla mia anima come, dove, quando, in che modo, insomma, ecco, queste sono tutte quante cose, ecco, perché nella Divina Volontà questo è assolutamente ordinario, quindi non, anche se non assume modalità e forme straordinarie, ecco, ma un rapporto intimo e personale, regolare, stabile e profondo con Gesù è assolutamente all'ordine del giorno, quindi non è qualche cosa di strano, ecco, ma è qualche cosa di assolutamente normale. Bene, Santa Vergine Maria, portaci bene tu dentro il nostro cuore, ecco, per vedere bene quello che c'è in amore a Gesù e anche in segni, ecco, di presenza di Divina Volontà, ecco, nei nostri pensieri, nei nostri palpi, nelle nostre tendenze, nei nostri affetti. E ringrazia con noi e per noi anche oggi Gesù, che ci ha dato queste splendide occasioni di meditare un pochino su questo mondo, e che anche oggi possa essere una bella giornata di cammino, ecco, perché la vita e il regno della Divina Volontà un pochino di più, ecco, si instauri nei nostri cuori.
Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.